Buon pomeriggio a tutti, Ma devi amici. avere. Scusate il Che ritardo, ma adesso il cappuccino purtroppo ho cambia avuto dei scavatoio, problemi questa tecnici, volta come gioca al sempre, piede. Maida. Ora chiodi, scarica subito. Problemi Non voglio tecnici andare però io. fuori, Maida. Perfetto. È proprio difficile finire. Invece Comunque, c'è un Pisa giocatore di Bari, Bari. inizia da 4 Non è minuti. soltanto per un problemino fisico, poi due, per scontare, due 45 mesi di squalifica. secondi. Una costanza, una Inquadratura. regolarità impressionante per Di Cesare. Michele Classe Mignani. 83. Avrebbe Quest'anno saranno tanto. 40 per lui. Ma non si nota. Ora Vado. il Pisa riparte. Si è sganciato Marin, Siamo arrivati quasi al oggi, quinto minuto di Sibilli questo primo tempo difende, da prova a Pisa girarsi, Bari. spazi un po' stretti perché Maite è Ora subito in perde palla il recupero Pisa, però c'è da parte di Mattia Maita. rimessa laterale per il Bari. Serve ovviamente sacrificio quest'oggi per Sibilli in questa posizione. Alleluia, ha Di testa preso prima Noggi finalmente. e poi Bellomo riesce a prolungare Chedira sul pallone Moracchioli, parte in velocità. Chedira, Chedira! Moracchioli davanti a Panni, Nicolas inchioda il pallone e non lo può Mannaggia, passare. Moracchioli, stava quasi per segnare, ma il Spunta in velocità portiere di Gregorio sgravita via il Moracchioli, rimane sul pallone. Pisa dall'altro lato e può Riparte andare a ora il Pisa, puntare attenzione. Moruzzani, a palla al piede col mancino. Lo insegue Benedetti, regge Moruzzani, Il scarico, Pisa torre, davanti! Rossa Il stringe sul tiro, primo, ma stringe fuori di poco, troppo. mamma mia, brivido. Occasione da una parte, occasione anche dall'altra. Buon ritmo all'Arena Garibaldi. Bravo il Pisa qui a rilanciare immediatamente il contropiede. Moruzzano protegge palla, Torregrossa se la giusta per calciare. Prova a battere Caprile sul primo palo, ma stringe un po' Assurdo. troppo con il suo mancino. Da sottolineare però anche l'occasione avuta in precedenza dal Bari. Bravo Chedira nello scarico, bravo Moracchioli nel primo tocco per guadagnarsi l'accesso all'area di rigore. Ora riparte il Molto Bari attento Nicolas con che l'ha chiuso. Cercando Chedira, Gesù duello Chedira, subisce lungo l'angolo, questa fallo, volta non secondo non la l'arbitro. tiene l'11 del Bari, che ha segnato, è vero, Ora nell'ultima, riparte il però a Pisa. livello numerico ha fatto soltanto 2 gol in 9 partite, poco per lui, Il che ha colpo a timbrato destra con di Icari. regolarità impressionante nella prima parte di campionato. Funzione Ha bisogno dei suoi gol il Bari, l'ha ritrovato con la sua sbaglia il azione nell'ultima contro il passaggio Como. Rimane una sul stagione a Bari. livello numerico E ora notevole riparte perché tira 16 gol il Pisa. in 26 partite prima di questa. Ne ha messi anche 5 in Coppa Italia, sono 21 in stagione. Ormai stabilmente convocato dal Marocco. Giocatore importante. Funzione recupera palla al Maita. Bari. Avrebbe Bellomo ma non lo ottiene. Cesare. Preferisce girare con calma il numero Mancino. 4 del Bari, chiamato oggi Avanza, palla al piede. a comandare i tempi lì in Lancio mezzo. lungo. Controllo un po' lungo di Esposito, Hermansson. Riporto via Esposito il per controllare pallone, a mare, ma però concede rimessa male. laterale al Bari. Rimessa in zona d'attacco per il Bari. Poteva essere anche la partita decisiva per la promozione Mancino, del ora Frosinone. Niente da fare perché il andrà Frosinone ieri ha a pareggiato battere. 0-0 col Sudtirol. In caso di vittoria ieri del Frosinone, un'eventuale sconfitta oggi del Bari Funzione avrebbe Cuccino. attivato la promozione diretta del Frosinone. Chedira in Chedira area di in area. rigore, Chedira, prende Chedira. palla e la fa passare verso Esposito, schermato il cross Noggi Esposito in avanti, trovando deviato purtroppo Moruzzani. al cross. La Ora coppa recupera dell'ex palla Galatasaray, il Pisa. Attenzione, Barba, un'occhiata in lancio avanti, lungo. palla in profondità, cercare la torre di Torregrossa che arriva verso Moreo. Va a Attenzione, saltare di salto il nuovo campanile. Torregrossa Di col Cesare. piede, Cesare lo Benedetti. disturba, Benedetti fa respirare questo pallone. Mazzotta. Siamo all'ottavo Sempre minuto largo di questo primo tempo Moracchioli, tra Pisa e zona di Bari. campo preferita. 0-0 fino a questo momento. Mazzotta. Chiuso Moracchioli, arriva il raddoppio da parte di Marin e arriva la rimessa laterale a favore del Pisa già battuta. Attenzione, Moruzzan con ora libertà sulla tre riparte il quarti, Pisa. alza il volume l'arena per accompagnarlo. Rallentato lì in più Moruzzan. Barba. Sibilli. Arriva in chiusura su di lui Pucino. Una buona occasione per questa per Giuseppe Sibilli. Funziona ancora il Prima di Pisa, oggi ora soltanto 4 partite da in titolare nel possesso di palla. 2023, arrivava da 2 match iniziati dalla panchina. Ho trovato però 3 gol in campionato. Quando siamo giunti L'ultimo 4 al marzo contro il nono Palermo. minuto Uscita di di questo Caprile, primo Aletto. tempo, In di anticipo la testa, situazione, ha tolto mette palla a la palla Moreo. in fuori Arriva al laterale. 5 con Di Cesare, con Caprile. personalità via Caprile. È uscito dai pali. Attenzione. Rimessa laterale in zona d'attacco Calabresi per con il le Pisa. mani pensa alla rimessa lunga. Ci sono Torregrossa e Moreo vicino al dischetto.
la palla arriva a cercare uno dei due, Attenzione, respinge però Benedetti, Barba è in ancora Pisa, corsa, alza di nuovo zona però bandierina, non c'è sbaglia nessuno. il passaggio e regala di fatto la rimessa laterale al Questa è l'uscita Baez. di Caprile. Bravo, perché era una situazione potenzialmente fastidiosa per Di Cesare con il taglio di Morea, l'ha Mamma mia, che risolta gol si è mai lui, detto e l'ha qua, risolta Moracchioli, assolutamente assurdo. Nicolas sul tentativo di dribbling di Mi hanno Moracchioli. fatto rivedere Un gol e due il assist nelle ultime due partite, in entrambi i casi partendo dalla panchina per Gregorio Moracchioli. Vicino Prende in Serie riparte il B dopo Bari, che è arrivato però a perde gennaio palla, e allora il dall'Arenante. Pisa prova ad avanzare ora. Attenzione. Finta il cross Marin sulla corsa per Calabresi, bello sviluppo, Mazzotta respinge, Siamo Noci arrivati al ributta decimo dentro minuto di però, questo primo fa tempo, ora benissimo, spazza via la si muove difesa di del Bari, la sposto palla. nell'area piccola, boh. Perché torna indietro? Duro colpo alla testa per Sebastiano Esposito che resta giù. Fallo su Esposito. Ah, ma è brutto fallo, ahia. Molto deciso, il La centrale schiena di islandese del Pisa. Esposito. Arrivato il Calcio di 2021, punizione Jolint per il ora Bari. per la difesa di Siamo Daniel, fa terzino, giunti fa centrale. al decimo minuto e Un'ottima mezzo di coppia con questo primo Caracciolo. tempo tra Pisa e Bari. Esce Calabresi su Moracchioli. In avanti Mazzotta. Sul pallone nuovamente Calabresi. Recupera Marin palla ora il la tiene Pisa, in prova ad campo con un avanzare, bel colpo attenzione di però tacco, anticipo secco di Vicari su si Torre mette la Grossa, ora testa rimessa per il Vicari, Pisa. rimessa laterale per 11 minuti, qualche Pisa. occasione, qua e là. Questo inizio di partita. Ciao Roberta. Hermansson. Siamo giunti all'undicesimo di questo primo tempo fra Pisa e Bari, Calabresi. 0-0. Rientra sul mancino Maruzzano, Riprova il palla tesa in area di Pisa, rigore, colpo di Vicari alza, testa, Caprile mamma capisce, sa mia. margine di intervento, non Che ne ha e quindi sarà calcio d'angolo per il Pisa. il Buona giocata di campanile Maruzzano, rientrato praticamente sul piede molto forte, insidioso, che per la fortuna palla tesa e veloce in area, Caprile disinnescata da Vicari in calcio intercetta d'angolo. e mette la palla Tanti duelli in che calcio rientrano da una d'angolo. parte e dall'altra, adesso Pisa ha di Calcio salto ed è d'angolo portato su per il Pisa. Gerofasson. Quest'anno non ha ancora Noi siamo segnato, ma giunti una al rete di Pisa dodicesimo nella di scorsa questo primo stagione l'ha trovata tempo. nei playoff qui contro il Monza. Ci sono Attenzione, Vicari, ora Angelo e Barba. parte il calcio d'angolo Quasi per il piglia il destro piatto Pisa. in area di rigore. Le Spazza via la palla poi difesa ora del per Bari, Moracchioli. riparte. Indirizza verso Bellomo. Rubinetto su Bellomo, Bellomo. Il pari guadagna Veronica di metri. Che Bellomo, tiro in attenzione! contropiede. Potenziale 3 contro 1. Attenzione! Palo veloce. Giocatore di Pisa. Cadira! Che tira in area. Che tira di Cadira! Pisa. Tira. Passa di Cadira! Colombo in area. Nell'area di rigore c'è un cartellino Oh, è rigore! Cadira! rosso. Rosso per il giocatore del Pisa! Calcio di rigore per il Bari! Al dodicesimo di questo primo tempo, è netta, è La netto, giocata in proprio, ma è contropiede netto, del come Bari. fai Buona per partita forza, questa roulette di Bellomo. Poi chi tira sacrosanto, fa scambiare con Moracchioli ma che tira. guarda, cioè, Chiuso da dai, Noggi che lo mette giù. Fallo fuori dall'area di rigore. fuori, fuori E vabbè, cartellino cade, rosso no, di sì, Nicolò infatti Colombo per dunque Noggi. fuori, alla punizione, sì, è fuori, è vero, poi lui è cantinare, però è iniziato fuori, fa. Anche la posizione del contatto ovviamente oggetto di valutazione in sala VAR. Ciao Adesso Valeria. cartellino rosso. Estratto da Colombo. Calcio di punizione per il Bari, Continua a espulso Nagy. protestare Nogi, che ancora lì Dal insieme ai suoi limite compagni. dell'area Torna di però Nogi rigore nel campo. Questa è una questo botta per il Pisa. calcio di punizione per il Anche Bari. D'Angelo e tutto lo staff a rivedere l'episodio. Importante, vi dicevo, il punto esatto dell'impatto, perché in caso di calcio di rigore, quindi di contatto in area, con la depenalizzazione sarebbe stato tolto il cartellino rosso, soltanto rigore con giallo, fuori dall'area però la valutazione di Colombo in questo caso, visto rispettati i parametri che prevedono il cartellino rosso, con che dire che era lanciato verso la porta. Fuori Nogi. Perde lo schermo davanti alla difesa, perde un uomo d'ordine lì in mezzo al campo d'Angelo, uno dei giocatori a cui non rinuncia mai, dovrà rinunciare a lui per questa partita e soprattutto lo va a giocare 75 minuti abbondanti più recuperi vari, con l'uomo in meno il Pisa, fuori Nogi. Punizione dal limite, con il sinistro c'è Mazzotta, con il destro sempre Esposito. Vedremo ora chi Barriera del batterà questo Pisa calcio. e contro barriera del Bari.
va via Esposito, rimane a calciare il pulcino dritto sul Dai, muro. Cappuccino, ma Era il la terzo uomo barriera sul pallone, le cercato la spinge. soluzione di Ora potenza. Ancora Esposito, rimonta dritto Esposito, fuori cross campo in per aria, tiro di oddio! testa. Qui Nicolas non si intende la Rimessa conversione laterale con in zona Correa, d'attacco per il Bari. che anticipa il suo portiere. Si Continua una occupa di rimessa laterale questa inevitabile. Mignani, battuta. Ora vedremo chi. braccia Guarda intanto Michele incrociate, Mignani guarda il suo Bari attaccare, in adesso con l'uomo in più. panchina. Ora Cucino va a rimessa Rimessa lunga laterale di Cucino, lunga. cercare Lunga col Chiesa alle sue protesta un giocatore del spalle. Pisa. Accorcia Vicari, lo fa con un fallo su Stefano Moreo, adesso anche Pisa. Finora Potrà sembra di cambiare sì, Gianni. qualcosina a livello tattico, inevitabile, sta Però fino alla fine, giocando vedi, vabbè, il fatto che comunque c'è un uomo in meno, il Pisa dovrebbe essere con Noce e comunque, Marin, unici non centrocampisti puri, dico fate una le passeggiata, valigie, però cazzo di comunque è più Persibilli. tempo. Capiamo come si andrà a disporre, ora Inquadrato, che l'unico dire? centrocampista di ruolo è Marin Numero lì in 11 in mezzo. questo Bari. Poi ci sono in campo Moreo, Moronsanto, Regrossa, Sibilli, quattro giocatori offensivi. Ora riparte il Al Pisa. momento Moronsan sta giocando un po' più basso insieme a Marin lì in mezzo. Le Ora siamo indicazioni giunti sono al arrivate per 15esimo di Sibilli. questo primo tempo Cambiano tra un po' i Pisa suoi e Bari. compiti. Gira il Pisa nonostante l'inferiorità numerica. Calabresi in avanti a cercare Torre Grossa. Deviazione per Moreo. Anticipo di Vicari. Lotta Attenzione. Sibilli, ma la prende il Bari con Maita. Pucino. Gira. Mazzotta. Smorza una palla forte. Moruzzano in Perde palla, pressione. attenzione, Rischio di riparte il Mazzotta. Pisa. Recupero del Pisa. Torre Grossa sul filo in Oddio! area di rigore. Calcio di Rigore rigore per per il il Pisa. Pisa! Con l'uomo in Che meno, abbiamo palla altro toccata possesso di di rigore Torre per il. Grossa. Mamma mia, che gufi! Il gufo della tua Contezza, schedina, il gufo che Genza passa alle mia regole, madre, rimetti rigore con per il l'uomo in Pisa. meno il Pisa, ma ha guadagnato un calcio di rigore sulla palla persa Mamma da mia. Mazzotta, recuperata da È Moruzzano, proprio è lo rigore, è stesso proprio rigore, è Mazzotta a proprio rigore! buttare È giù Torre proprio Grossa. rigore. Mamma mia, oddio. Rallenta la propria corsa Ma l'ex adesso Brescia Samp, non l'ha Mazzotta preso. fa il Non è quinto colpo di rigore, corona, si riguardandolo, avvicina ma. indicato immediatamente di schedula. Com'è rigore? Aspetta, vediamo. Perché quella è simulazione in realtà. L'ho toccato proprio. Dove sta rigore? Boh. L'hanno dato. Un rigore inesistente. La dischetto è O pronta, meglio, di adesso Torre pitar Grossa pan. contro Elia Caprile. Vediamo che lo farà Caprile. No, vediamo un Controlla tutte le posizioni. L'arbitro Colombo, Torre Grossa deve aggiustare il pallone. Si sta Torre perdendo Grossa l'ha parecchi dato. secondi. Del Pisa. Torre Grossa con grande cura. Al minuto 17 tra Inserirà la l'altro palla lo ed è qua. pronto a Mamma, partire. stupendo, un numero stupendo Partenne proprio, Caprile. perché. Duello tra loro due. Dai, Caprile, paralo, dai! Parte Torre No. Grossa! Segna il Spiazzato Pisa con Torre Caprile. Dopo Grossa. 4 mesi Pisa rientra lui per 1, adesso Torre Grossa con Bari, l'uomo in meno. beh, Il Pisa Bari dopo il 0. gol dell'1-0. Da Nervoso, stava facendo pure Pischetto sbagliare a col suo parlarmi. decimo. Sicuramente, queste unghie già le vedono le tue pelle oggi. No, a Sesto gol Gianni. in questo Ti ha messo campionato l'uno per della Torre schedina Grossa, si al riprende la Pisa svolta oggi. il 17 Lo sta dicembre vincendo il Pisa. contro il Brescia, oltre 4 mesi fa. Aio! Se la gode tutta questa gioia, Ernesto Torre Grossa, questo è il rigore perfetto a spiazzare Caprile per l'1-0 del Pisa e l'esultanza sotto i suoi tifosi di Ernesto Torre Grossa, Perché è che aveva vero? parato in questo Perché è tempo, ma di vero? questo Caprile. Stavolta mandato a vuoto. Alla freddezza di Torre Grossa, rigore perfetto. Applaude Luca D'Angelo. Rimane una partita non semplice per il Pisa da giocare con l'uomo in meno. Ma è una partita che adesso dice 1-0 per i nerazzurri. Con l'incalcio di rigore di Ernesto Torre Grossa, il Bari ha un uomo in più, ma è sotto di una rete. Bell'uomo va a lottare Marin. Rimessa laterale ora per il Non ha Bari, sbagliato che è un solo sotto per calcio una di rete a rigore in questa 0, stagione il Pisa. grazie al Nove gol calciati con questo sul e nove rigore di gol Torre Grossa. contro un pararigore come Caprile. Quello di oggi siamo a 2 su 4, che comunque il 50% non è poco. È stato però perfetto Ernesto Torre Grossa.
sesto del suo campionato, il quarto trovato su rigore. Un gol di Ora cui aveva Piccino bisogno si all'interno di una stagione, incarica soprattutto nella prima Antolassa parte, condizionata da problemi fisici l'abbandono di iniziati questa con rimessa l'operazione laterale d'estate per il problema all'ernia a inguinale, Tempice la avuto una rimessa laterale. ricaduta a fine agosto contro il Genoa, poi si è Partita ora ripreso, ha proprio. avuto altri guai muscolari anche all'inizio del C'è il 2023, lancio lungo del tanto che la prima portiere. partita nel 2023 l'ha giocata a fine febbraio. Attenzione. Adesso sta tornando in forma, Ora si perde torna a palla però giocare, il sta Pisa, finalmente da attenzione. titolare. Riparte il L'oggi è tornato a Beri. segnare. Allarga Maità, palla però Però buona per Maita Moracchioli, sbaglia il Calabresi, passaggio, però va conquista sfidando palla Paolo, tocca Moracchioli. fuori. Siamo Prova giunti al 20° minuto di ad questo primo assorbirlo, tempo. subito il Attenzione, gol ora in area avanza di ancora gol il del Beri. Pisa. Moracchioli, punta Moruzzanna, rientra sul destro Moracchioli, la vorrebbe Puccino, deve dribblare anche Colombo prima di andare dall'ex Ascoli. Apre Puccino. Bell'uomo sposta Bell'uomo, il campo, cross sta in palla area. effettiva sul secondo palo, Il colpo di Moracchioli di destra non riesce a testa indirizzare, un po' di oscurato da Calabresi, che è Repi, mi andato vuoto sembra. proprio davanti a lui. Tra fuori. Buona palla messa in mezzo da Bell'uomo, qui Calabresi non colpisce di testa, ma di fatto con il suo movimento copre un po' di visuale a Moracchioli. Ah no, Moracchioli proprio preso di Colpo di testa. testa fuori misura. Però Però fuori in questi abbondantemente casi il la Bari può palla provare a di sfruttare una colpo di testa superiorità, di infatti l'uomo libero sul secondo Moracchioli. palo c'era. Gioca corto Nicolas. E ora Palla. riparte comunque il Pisa. Noi siamo giunti al 21° di In avanti questo primo Nicolas a tempo. cercare Torre Grossa, duello vinto da Vicari. A rimbalzo lottano Benedetti e Moruzzani, due numeri 80, vince quello del Bari. Più grosso Riparte il fisicamente Bari ora. Caraccio, azzarda l'anticipo su Khedira, buona scelta. Poi contrasto deciso con Moracchioli che resta giù, la palla era già uscita. E quindi rimessa Rimessa laterale a favore del laterale. Bari. Riparte. Caracciolo arrivati in ritardo su Moracchioli, era stato però bravo invece in anticipo Noi siamo sul giunti al gol di Khedira. 21° 27 secondi di questo primo tempo tra Pisa e Bari. Rimessa per Mazzotta. Pisa è in vantaggio per una rete a zero Moracchioli. grazie al gol su rigore di Torre Grossa. Altra rimessa sulla pressione di Calabresi. Moracchioli si A lamenta mio un avviso un po', Calabresi è rigore che non arrivato c'era, deciso. comunque l'arbitro ha Pisa sta rifiutato. mettendo tante intensità nei contrasti. È una partita molto importante per la classifica della squadra di D'Angelo. Ora riparte il Pisa, Torre attenzione. Grossa riesce a toccare in avanti. Vicari anticipa. C'è per un fischio da parte di Colombo. A protestare Benedetti, Colombo si avvicina a lui. Questa è la trattenuta di Torre Grossa che poi ha allargato un po' il braccio. Ed è arrivato il fischio da parte di Andrea Colombo. Calcio di La punizione palla restituita già al Bari, battuta per nessun il Bari. fallo, semplicemente un Siamo check giunti nelle al condizioni 22° di al questo volto primo tempo tra Pisa e di Leonardo Benedetti. Se la cava Maita, controlla Mazzotta, rimane anche il suo errore in occasione del calcio di rigore. Su quella palla persa, attaccato da Moruzzani, poi il fallo commesso dal terzino del Bari. Bell'uomo, cross di Bell'uomo, prima di cross in Bell'uomo, area. attento Caracciolo alle spalle di Deviazione Hermas, subito del prima dell'arrivo di Esposito. Puccino di testa Cappuccino. all'indietro, pressione di Sibilli, di Cesare fa Di rimbalzare, poi Cesare. allontana. Lancio lungo. Barba, Colpo di testa rifiuta invece al per il Pisa. centro, Ancora il Marin, Pisa. Che prima di però Benedetti. perde palla. Vicari a contatto con Torre Grossa, tutto ok per Colombo. Avanza Uno ora dei tanti duelli il Bari. questa prima porzione di gara. Moracchioli. Sostegno corto di Benedetti. Chiuso Maita, prova a muoversi il numero 4. Attenzione Benedetti Maita. salta l'ostacolo, salta Verso Moruzzani. Puccino. Puccino. Verticale, buona soluzione per arrivare diretti in area di rigore. Esposito, sponda. Bell'uomo, Bell'uomo, altra palla cross messa in in fondo a Bell'uomo. area. Nicolas. Ci arriva, finisce lì, c'è Uscita del fallo portiere sul portiere del brasiliano del Pisa che Pisa. però subisce fallo. Scontra con Khedira. Inizia a diventare tanti cross da Yeah, questo lato di sì. Bell'uomo, tutti ben indirizzati, tutti di qualità. Nicolas ha dato una mano alla sua Giocatore, cioè il difesa, portiere ha del guadagnato un Pisa che fallo. anticipa Khedira, perché se l'avesse presa Khedira avrebbe praticamente segnato. Arriverà due partite in casa senza subire gol il Pisa. In generale il rendimento in assoluto non è stato dei migliori, solo una vittoria nelle ultime 6 giornate prima di questa, oltre un mese fa, metà marzo contro il Benevento, poi la sconfitta di Cosenza, il pareggio qui in casa nell'ultima giocata all'Arena Garibaldi contro il Cagliari, poi la sconfitta subendo in rimonta a Terni nell'ultimo turno.
Bari invece arriva dal pareggio guadagnato nel finale contro il Como in casa, da 0-2 a 2-2. È ancora prima in trasferta la vittoria per 1-0 contro il Sudtirol, anche in quel caso segnando Attenzione un gol ora, nel calcio di finale. Il pressione tema per dei gol Pisa. nel recupero Noi del siamo Bari, in giunti al attualità, 24esimo, la squadra 40 che ha guadagnato secondi di più questo primo punti. tempo. Tra Pisa e Bari. Ancora reti arrivate dopo Sempre l'89esimo minuto. Pisa in vantaggio Caprile, uscita per una rete a zero. efficace come quella di Nicolas poco fa, che Ricordiamo il doveva subire Pisa in fallo. 10 per un'espulsione Dicevo, dei gol precedente. che hanno dato punti al Bari nei Comunque ora minuti c'è finali dopo fallo l'89esimo, 5 reti su Caprile. Quindi c'è che un non ha fallo, regalato però vabbè. altrettanti punti. È caduto nell'anticipare un giocatore dal Pisa. Ora ha Tre recuperato, di ora questi riparte punti il Bari. arrivati nel finale proprio nelle ultime due partite. Dell'uomo Anche per la Pecino. profondità di soluzione in disposizione di Mignani, e qui oggi mancano dei giocatori. Ovviamente l'assenza di Maiello lì in mezzo, proprio a livello numerico, non ha mai vinto il Bari senza di lui. Una delle più difficili da aggiustare, anche quella di Folorucci, anche perché è arrivata a ridosso della partita. Cartellino giallo per Moruzzanne. Primo ammonito di questa partita dopo il cartellino rosso a Nogi. Ammonito Morutan, Soltanto il Simili Pisa. diffidato nel Pisa, nel Bari invece Ora Maita, intanto Vicari, riparte il Bari Cucino con e Pecino. Bellomo. Tutti e quattro in campo. Noi siamo giunti al Eccolo 26esimo di questo primo Bellomo, tempo. Attenzione, Bellomo ora. atteso da Barba, Lancio scarico in lungo a avanti, poi sul cercare controtempo che tira, Cedira, che stringe però Calabresi. il pallone è troppo lungo. Giocando quasi a tre il Pisa in diverse situazioni tattiche dietro, con Calabresi, Caracciolo e Hermansson, Barba un Attenzione. po' più largo. Subisce fallo il giocatore Ovviamente del Bari, però l'espulsione di Nogi ha l'arbitro. cambiato anche l'impianto Lascia tattico. Vedete proseguire Simili perché fare c'è il vantaggio. praticamente Vantaggio il mediano. Moracchioli nel senso che ancora prova il Bari possesso di l'imboccata, palla. Calabresi Oh! scivolata, riesce a chiudere sull'inserimento di Mazzotta. Intervento Mamma mia. perfetto da parte di Arturo Calabresi sulla discesa di Antonio Mazzotta. Non facile questo Tutto sotto la intervento, anche palla. con una percentuale di rischio perché Infatti. si trovava alle porte dell'area di rigore. Mazzotta arrivava lanciato da Anticipato dietro. Mazzotta. Ora arrivano lanciati da dietro Calabresi Vicari e Di in Cesare, aria, pericoli ora poi c'è principali per calcio il Pisa, d'angolo per il oltre Bari. che Dira, Esposito e Benedetti, sempre loro Il cinque, sempre dalle terzo calcio parti d'angolo per dell'area il Bari piccola. quest'oggi. Ma Bellomo si guarda Al intorno, nei due 26esimo di corner questo primo precedenti da tempo. lì ha disegnato lo schema per il tiro da fuori di Pucino. Nel secondo caso ha provato a giocare corto lì con Moracchioli. Vediamo cosa sceglie di fare ora Bellomo. Bell'uomo dalla bandierina ora. Va Parte il calcio Bellomo a respingere d'angolo, di lontana destra dalla la difesa parte del di Pisa. Barba, Maita, Allora Maita, nuovamente in corsia, entra Moracchioli, Bellomo. lo attende Marini, uno contro uno, con Moracchioli che No, accelera, Moracchioli, Moracchioli passato Moracchioli! palla al piede sulla linea, Esce però il Moracchioli pallone. con deviazione, era già uscito il Era pallone. l'unico pallone quindi rimesso dal fondo per il Pisa. Non convinto Gregorio Moracchioli, nasce sempre qualcosa ogni volta che il 14 del Bari va in possesso Davvero palla, un qui giocatore sembrava averla promettente tenuta, questo onestamente, vedendo Moracchioli. questa immagine, Peccato capiamo da che qui. la palla uscì. Sì. Era dentro. Ma in realtà non era uscita! Era Sarebbe sulla stato linea, un non mini era calcio uscita la d'angolo buona! Vediamo. a favore del Bari. Se Era dentro infatti era perfettamente angolo questa quello. palla. Sappiamo Bravo che poi gli arbitri Calabresi a fanno chiudere. schifo. Sia in Serie B che in Di Serie A, destra per questo. Valerio Di Cesare. Due volte, anche dopo la sponda di Marin, che tira in maniera regolare secondo Attenzione, l'arbitro. riparte ora il Bari. Bellomo. Un bell'uomo. Fa passare Benedetti. Mazzotta. Moracchioli. Nuovamente libero di ricevere sui piedi e puntare. Benedetti non completa Benedetto. l'1-2, va di nuovo largo. Mazzotta Mazzotta. la chiama Maita, la prende Moracchioli. Mazzotta. Scavino, palla di ritorno Fuori. di Moracchioli verso Sta facendo Mazzotta. Si palla ora muove anche il Bari. Benedetti, spazi molto stretti. Il Bari ne Rimessa viene laterale, fuori entra in con una attacco per rimessa il Bari, laterale. battuta Gioca da tutta Mazzotta Moracchioli. ora. Mazzotta. Benedetti fuori da Pucino. Si apre un po' Bell'uomo. Pucino Attenzione lo va a Bell'uomo ora, cercare, ancora Pucino, Pecino, ancora però il Pisa si è Bellomo, chiusa, Pisa ora Bell'uomo, prova a chiudere le linee nonostante l'inferiorità numerica. Maita, partito che tira, non Maita, servito, arrivato Pucino, Maita sceglie un'altra soluzione, col mancino cambia lato. ci vogliono Mazzotta quelli in 3D per gioca gli il più arbitri possibile per con vedere Moracchioli, bene, arrivato al VAR Moruzzanne per il pure, 2 contro 2. fuffo, Mazzotta palla al piede, tunnel di Mazzotta Mazzotta, fa il tunnel però poi perde ma se la tutto, ritrova però, Vicari non fa passare.
Torre Grossa ragiona, ci Ora però pensa e Torre Guattini gioca Grossa un recupera pallone. palla e riparte Sale in di punta di fretta sui azione. compagni. Moro Zanne può dare un'accelerata palla al piede, attacco alle spalle e cartellino giallo. Per Sebastiano Esposito, generoso nel rientro sicuramente sì, ha commesso però fallo e i cartellini di Colombo stanno iniziando ad arrivare in maniera Paolo di Esposito sulla ritmata all'interno ripresa di del questa partita, non Pisa. tanto il rosso di Noggi quanto i due gialli Viene ammonito ravvicinati, gli ultimi, Esposito. quello di Moro Zanne e quell'ora di Esposito, nemmeno lui diffidato. Calcio di punizione per il Pisa. Prossima partita al Bari la giocherà in casa San Nicola contro il Cittadella, per il Pisa invece la trasferta di Ascoli. Tutti in campo il 1º maggio. Intanto siamo giunti al 30° di questo primo tempo. Calcio di punizione per il Pisa. Sibilli sul pallone, saliti i saltatori, sistema la propria linea difensiva al Bari. Va Sibilli, palla morbida a cercare la sponda che arriva sul secondo palo di Moreo che tira lontana, prova l'anticipo Sibilli, Hermansson può giocare, Attenzione. Calabresi in buca per Moruzzane, Il vantaggio Pisa per Maita, fortuna si si allunga il limita a chiudere la pallone strada. e quindi c'è rimesso dal fondo per il Bari. Bellomo, subito in avanti per lo scatto di Wally che tira, trovato alle spalle di Hermansson, ma trovato in fuorigioco. Pochi palloni giocabili in questa prima mezz'ora per che tira. 16 gol ma anche 5 assist nel suo campionato. Partecipato a 21 delle 50 reti in questa Serie B della sua squadra. 21 partecipazioni, l'apporto più grande tra gol e assist di qualsiasi giocatore del campionato. Rimessa dal fondo del Pisa, lunga ora. Colpo di Ancora una testa volta entrato Di in Cesare. Cesare, la prende lui di testa. Bellomo, Dall'uomo. rimpallo con Hermansson, alla fine l'ultimo tocco è di Bellomo nella rimessa sarà Rimessa del laterale per Pisa. il Pisa. Siamo giunti al 32° di questo primo tempo tra Pisa e Bari. Sempre il Pisa in vantaggio per una rete a zero grazie al rigore di Torre Grossa. E ricordiamo che il Pisa dal minuto 14 gioca in 10. Per Hermansson rimane l'espulsione sempre un po' di più basso, Caracciolo, anche per dare copertura sulle palle lunghe, che mi possono ricordo il essere una nome dell'ultimo soluzione per i giocatore. Bari. Trovato tra le Lo linee ricordo. Sibilli, bel pallone, bel controllo, bel Ora movimento di Sibilli, prosegue il prende la Pisa, botta il Sibilli, tiro! ci va distante, però qui ha fatto tutto con tempi ottimi, si è sganciato, ha controllato, ha avuto visuale della porta e ci ha provato, sono le sue qualità, anche nel lavoro lì tra le linee, una punta Brivido molto soltanto mobile però. Sibilli, può giocare largo, può Ora giocare riparte il Bari sulla tre quarti. con Bell'uomo. Giocatore che ha avuto anche tanto mercato a gennaio, ma che alla fine è rimasto, ne ha parlato della sua situazione il direttore sportivo del Pisa, Claudio Chiellini, ha detto: non bisogna soltanto accontentare il giocatore, bisogna anche accontentare il club. Non si è trovata una soluzione perfetta per la sua partenza, alla fine è rimasto ed è rimasto dando anche del contributo. Oggi sta giocando titolare, ha segnato una rete importante e molto bella contro il Palermo Lucino. inizio marzo, anche partendo dalla panchina può dire la sua. Chiuso che tira, ancora una volta reattivo su di lui Caracciolo. Calcio Queste d'angolo le chiusure da parte per il di Bari. Al Caracciolo, rese possibili dal suo minuto posizionamento un po' più 33 basso rispetto ad di Hermansson questo e primo Calabresi. tempo tra Pisa e Bari. Va Bell'uomo ora dalla bandierina. Gioca corto il Bari, Bellomo e Moracchioli, c'è Attenzione, anche Pucino per il gioco a Moracchioli. tre, va da solo Moracchioli, guarda Cross in Pucino, area! rimbalzo in Ribattuto! area, Ma buona mi sa testa che del Bari, il Bari reclama per un tocco di braccio di un tocco con giocatore testa di del Torre Pisa. Grossa, Attenzione, tutti a protestare ora. Vedremo se vanno cosa ancora a deciderà cercare l'arbitro. l'arbitro, i Vediamo. giocatori Dai, del almeno va vale a Bari, rivedere al rivediamo. VAR. Rivediamo. Bella intanto la Il giocata di Moracchioli, morbida questa cross palla con Moracchioli. Mancino, colpo di Vediamo. testa di Torre Grossa Ah, che va a colpire c'è. Moreo con un braccio che però pare attaccato al corpo. Sì, non è l'arbitro, I non è due rigore. attaccanti del Pisa Non è rigore nel dare perché è una troppo attento mano alla volontario difesa. purtroppo. Cioè, per noi.
lo apprezziamo meglio. Sì. Lei ha Vabbè, più quadrato l'occhio spalla che perfetto per braccio in capire, realtà. però il braccio sembrava aderente al corpo. Insomma, non mi... Si tratta anche Non di una era palla in proprio... attesa, Diciamo che era palla un che non po' poteva più attaccato vedere da lì. un po'. Vabbè, comunque, Moreo. secondo me, mi avviso, non c'erano gli stream per... Moracchioli arriva al raddoppio di Comunque... Moro Zanne. Si Orazioli, rimane ora all'ennesimo avanza, posto di accelera, mezzo Moracchioli, attenzione, però gli porta triplicato da via la palla. Marina. Grande intervento del lotto rumeno del Pisa. Torre Grossa, Uncina, subito attaccato da Vicari, in mezzo a due Torre Bisogna Grossa. raddoppiare Torre Finisce Grossa, questo pallone. costretto a Non era facile. indietreggiare. Hermansson Ora il che Pisa. tira, prova a chiudere il retropassaggio verso Nicolas col mancino. Nicolas con un rischio, Marin fa Rischio passare, per il Sabini mette Pisa, ordine. Se l'è cavata però il se Pisa. la carica. Sulla prima aggressione rabbiosa del Bari. Ancora che tira a pressare il portiere, rilancio lungo, Moreo contro di Cesare, la prende Moreo senza però Con trovare questo Torre la palla al Grossa. Bari con Caprile. Vicari. Maita con l'esterno, uscita su Benedetti a Attenzione, tagliare Benedetti sia ora Torre avanza, Grossa fa che la tira su Moro per la Zanne. centrocampo. Avanza Benedetti, Moracchioli in Ora Moracchioli. sovrapposizione da parte di Mazzotta, arriva veloce e viene servito, esce Caracciolo su di lui, gestendo ancora molto bene i tempi. Rimessa laterale in Antonio zona Caracciolo d'attacco per il Bari con 6 minuti, quasi al 36esimo di questo primo tempo tra Pisa batte e velocemente la rimessa al Bari. Bari. Moracchioli può andare a sfidare Ora Bari con Moracchioli. Calabresi, prende il destro, Cross in prende Grossa, area e il colpo attenzione, di testa! Sebastiano Esposito, gol del Bari, secondo gol, 1-1 con Esposito. Sebastiano Esposito! Pareggia! Sì! Gol stupendo, Ha pareggiato preciso, Bari con il di terzo gol di Sebastiano questo campionato di Esposito. Sebastiano Esposito, arrivato a gennaio dopo l'esperienza all'Anderlecht nella prima parte di stagione. Terzo gol in 7 presenze per Esposito. Sul cross di Moracchioli. Moracchioli prende il destro Mamma e mia, sfila tra Hermansson e Moro, è tutto stupendo, solo. E di meraviglioso. testa mette in porta. Il gol dell'1-1. Terzo Forse, assist Gianni, nelle vedremo. ultime due Forse. partite per Gregorio Moracchioli. Palla perfetta sulla testa di Esposito, che gira in porta la rete del pareggio. Tutto in equilibrio all'arena. Il Bari sfrutta la superiorità e rimedia il calcio di rigore di Torre Grossa. Segna i due attaccanti. E Inquadrati i tifosi fa del festa Bari sia sugli Torre Rossa che, spalti come al che fanno solito, festa. pienissimo dei tifosi del Bari. Gran palla di Moracchioli. Bravo Esposito nel Bellissimo, col movimento, poi la preciso rileva all'angolino proprio l'ha soltanto a messo girare. Esposito, dove il portiere del Pisa non Di testa poteva in porta. Non arrivare. giocava titolare dal 5 marzo. Da lì, in 5 giornate prima di questa, due ingressi dalla panchina e tre partite invece viste senza entrare. Ora Oggi il l'ha Bari avanza con rilanciato Bellomo. Mignani. E da lui e dalla titolarità di Moracchioli ha raccolto il gol del pareggio, il gol dell'1-1. Continuano ad attaccare il Bari. Può essere un colpo anche per il Pisa che non ha portato all'intervallo il gol di vantaggio. Mancano ancora diversi minuti al Attenzione. 45esimo. Fuori gioco di Esposito. Fuori gioco. Calcio Calcio di di punizione punizione per il per Pisa. La il voleva Pisa ora. diversamente questa palla. Si fanno sentire ora i La voleva tifosi del forse con un po' di Bari anticipo. a Pisa. Alle spalle della difesa sul primo scatto. Riparte ora il Pisa. Rinvio effetto ora il rinvio dal fondo lungo Di testa Vicari del portiere del anticipa Pisa, Torre però Grossa, con Moracchioli questa appoggia palla al Benedetti, Bari. Maita, pressione di Sibilli, Maita verso Attenzione, però Mazzotta, perde palla lunga, palla ora intercetta e avanza il Pozzanne, Pisa, poi la recupera attenzione. Mazzotta, raddoppio di Maita Cross dentro in l'area area. prima di Vicari, Mazzotta Però gliela fortuna porta Vicari via, e poi Mazzotta Moracchioli recuperano palla, recupera attenzione, il però la pallone, riperde il Marin, Bari. Moracchioli se la va a Riconquista riprendere ora sulla Moracchioli, palla presa, avanza. può viaggiare incontro il portiere Moracchioli, Bari, Moracchioli, rimette avanza ancora ancora, la accelera palla ad Moracchioli. Moracchioli, Esposito dall'altra che tira in difesa, Moracchioli, oh, prende subisce leggermente su fallo. Sibilli e scatta il cartellino Moracchioli giallo e per Giuseppe Sibilli, ha speso il fallo. Sibilli viene a monte. Altra prova di generosità da parte del numero Fallo 17 del tattico. Pisa. Sibilli. Il primo a dare un sostegno ai tre difensori che stavano indietreggiando, puntati da Moracchioli, Esposito e Chedira. Era l'unico diffidato nel Pisa Siviglia, ha preso il cartellino giallo, salterà la prossima. Ha saltato Mamma in mia, area di viene rigore proposto il Esposito per fare gol l'1-1. di Esposito.
migliaia. meraviglioso a L'ha togliere vissuto proprio così. le ragnatele dall'incrocio dei pali. Sul pallone Bellomo sono saliti ancora una Ora c'è volta i calcio di saltatori da dietro. punizione per il Bari. Siamo Saliti giunti al verso estrada nel tiro in 39° minuto e porta. 33 secondi di questo primo Sicuramente tempo. distanti, però esposti da 1-1 soluzioni. tra Pisa e Bari fino a questo momento. Fratello Salvatore è uno specialista da fermo, ma anche Sebastiano le sa calciare e gol li ha trovati. Ora però si allontana. Bellomo con il destro, colpo Bellomo! basso. Mamma mia, di poco Fa passare fuori! questo pallone. Sembra proprio che sia stata una deviazione. Vediamo. Chiede una deviazione Bellomo con le mani da parte di Nicolas. Vediamo. Due ex regina. Tanto No, non riusciamo a non si capire, capisce subito ha niente, chiesto la prima Esposito la deviazione da parte del deviazione. portiere su una palla che comunque No, sarebbe ampiamente uscita, forse l'ha aveva toccata preso. Nicolas. Rinvio dal fondo del Non a portiere di Pisa, caso. Nicolas. Rinvio dal fondo per il Pisa, lungo Nicolas, Cesare prende anche questa. Moruzzan è buono al controllo, rimpallo, Attenzione, Mazzotta. ha fatto alzo il Va a campanile. saltare Calabresi su Moracchioli. Moruzzan, Ora Benedetti, però Moruzzan. riparte il piso, Può attenzione. giocare Calabresi. Rimessa Ora finisce laterale con l'ultimo per tocco, gioca ancora con una maschera Calabresi. Si era fatto il male Bari, ora con a metà marzo, prima della sosta per le Mazzotta. nazionali, anche un'operazione al naso. Per quell'infortunio contro il Benevento, tant'è che era rimasto in panchina poi nella Intanto prima possesso dopo la palla sosta. Il 75% per il Bari, 1° 35 aprile per il contro il Pisa. Cosenza, poi ha giocato da Ora recupera titolare la palla tutte però il quelle Pisa, successive, ormai però la stabile perde nella con. difesa di Luca D'Angelo, come lo sono Ora Barba riparte il Bari Caraggio, con in teoria Beruato, oggi però Bellomo, squalificato. attenzione, allarga questo pallone. Movimento di Khedira, prende Ne posizione tira, su Hermansson, scivola, va giù e Khedira a ora recupera palla il regolare Pisa. Attenzione, l'intervento del centrale islandese del Pisa. Prova a però recupera disturbare il palla il pallino, Bari il ora. Bari ha un uomo in più, lo Attenzione, sfrutta in questa Maita, occasione, c'è avanza Samora con tutti e Paratire. tre uomini in Ora la dà maglia bianca. Gira Benedetti, Moracchioli Moracchioli, sovrappone Mazzotta. verso Mazzotta. Rimboccata Esposito che Mazzotta può verso lavorare con la sua ala Esposito. subito su di lui Caracciolo. Disturbato Esposito, calcio d'angolo Calcio per da. il Bari che vorrebbe No. chiudere addirittura in Vediamo. vantaggio questo Non primo credo sia calcio tempo dopo d'angolo essere per andato il sotto. Bari. Non si è visto bene. Un caraccio non è da chiudere. Cos'è calcio d'angolo? Chiede ai suoi di tener duro Nicolas. Sì. Sta andando dalla bandierina, ora Bell'Uomo. Pronto dalla bandierina Bellomo. Calcio d'angolo per il Bari quando siamo giunti al 42° di questo primo tempo tra Pisa e Bari. Quinto corner per il Bari, solo uno battuto dal Pisa. Allora. Va Parte Bellomo, Nicolas Bell'Uomo e in la parata uscita, di sicuro. Nicolas, portiere del Pisa. Prova a rilanciare immediatamente il portiere del Pisa, non glielo consente. Moracchioli è rimasto da quelle parti. Va, rinvio lungo ora Nicolas. Cercato Moreo, terzo tempo Attenzione dell'attaccante del Piccino Pisa, verso di ancora una Cesare volta ora però il però. pallone lo va a Cattiglia. perdere, in questo caso con Puccino. Non è una partita facile fin qui per Moreo, nemmeno per Torre Grossa che però ha trovato Attenzione, quelle due giocate importanti, si calcio di rigore recupera palla ora conquistato e poi al trasformato. Pisco, Un invece c'è tentativo dal fallo limite ai uscito danni di di poco, Moracchioli. si è visto invece meno al suo fianco Stefano Moreo. Tre gol prima di questa partita nelle ultime quattro Era battuto segnati il dal calcio di Pisa, punizione due ne ha per il fatti lui Bari, e corto. uno Ovviamente la tra Mori. 43esima in questo primo tempo tra Pisa e Bari. Ora riparte Puccino. Riescono a connettersi Bell'Uomo. Khedira ed Esposito. Bellomo. Puccino. Puccino. Maita. Maita. Si allontana Bellomo. Attenzione, Maita. cambia lato, Maita. Forza il cambio lato. Calabresi A prima di Moracchioli. cercare. Moruzzan si gira. Ha un Va. po' di campo al centro da prendere. Recupera Subito palla in il Pisa, avanti prova a però scatto di ripartire, ma la Moreo. palla arriva Servizio troppo da lungo da Cattiglia, parte di Olimpio Moruzzan. che fa ripartire il 6 Bari. gol e 7 assist in campionato per il rumeno. Tutti gli Attenzione. assist però li ha trovati nella prima parte di stagione, Avanza del nessuno nel Bari con 2023. Un po' calato a livello numerico Maita dopo ora. una prima parte di campionato impressionante Moruzzan. Rimane Puccino, comunque il terzo conta giunti giocatore al di tutto il campionato per 44esimo numero di assist alle di questo spalle primo di tempo. Ora Deruvolato Bellomo. Paolo. Prima di Ancora questa verso giornata anche il Puccino. quinto giocatore del campionato per Ancora occasioni Bellomo. create. 54. Però perde palla, però riconquista Anticipo palla il di Bari. Ora Micali. attenzione, si Poi sul lotta pallone arriva per primo questo Marina, pallone, si attenzione mette però in punta riparte il Marin, Pisa, il corsa contropiede, completa, poco attenzione! stop, buono anche
che rientra Aia, subito mi sa di che c'è fucile. fallo. No, Giudicato sto regolare seguendo l'arbitro, Colombo, secondo me c'era fallo protesta sul gol all'arena, di Colombo. ma si gioca, è rimasto Continua a giusto lì. giocare il Vediamo se va Bari in ora. frena. No, subito in avanti Bellomo per lo scambio di Bellomo, palla lo con la aggiungo spalla di verso. Cartolo, Che che dire che tira si in allunga area il di rigore, che pallone. presi e risolve. Adesso verranno verificate le condizioni di Il Sibilli. difensore del Pisa Rimasto aggiunto costretto a in mettere questo la palla scontro Puccino. in calcio d'angolo perché Pallone sembra non preso l'avesse bene fuori fatto, Sibilli. Puccino poi in basso di lui. che dire, avrebbe praticamente segnato. Ora c'è calcio Rimasto fatto d'angolo giocare Colombo. per Adesso il sarà il Bari, calcio il d'angolo per i pari sesto dall'altro lato dopo quest'oggi. l'ennesimo attacco allo Quando spazio. sta per scoccare il E che tira. 45esimo, ora vedremo quanti minuti di recupero concederà l'arbitro. Si è ripreso Sibilli e 45esimo va a che saltare stoppa in in questo difesa insieme ai suoi momento, sarà compagni. un minuto Anche concesso. Benedetti in area. Vicari Un minuti di si recupero muove concederà nell'area l'arbitro. Ora piccola. Giocato corto. calcio d'angolo Moragnoli. molto Bellomo rimane corto. lì un po' disturbato. Attenzione. Moracchioli si isola in uno contro uno. Sposta e va dentro col sinistro. Moracchioli punta Cross, l'area. Moracchioni in Che tira, area. Per controlla Moreo. Può recuperare il gestire con Pisa. calma. Lo fa insieme a Attenzione. Torre Grossa. Dove la tiene Morozan. Bellomo. Bellomo, pressione forte del Bari adesso, inserimento da parte di Benedetti. Ah, Chiuso da Benedetti. Hermansson che fa scivolare Purtroppo il non arriva pallone sul verso pallone. Nicolas. Allora, e allora Nicolas, il portiere del Pisa, si appresta a questo arrivo dal fondo, prendendosela anche comoda, considerando che mancano solo 10 9.435 secondi alla fine di questo spettatori primo custodiano tempo. Va l'arena. ora Nicolas al rilancio Fin lungo. qui stanno vedendo un equilibrato 1-1. Cade a terra Bell'uomo, Si chiude però qua il primo l'arbitro tempo, in parità fischia all'Arena in questo Garibaldi, 1-1 momento tra Pisa e Bari, la fine di espulsione oggi, questo primo tempo dopo tra 13 minuti di partita, è arrivato Pisa un gol e Bari, discreto di Torre Grossa 1-1, al minuto 18, ricordiamo superiorità numerica rigore che ha portato al pareggio del Bari, assist segnato di da Torre Moracchioli Grossa e per gol il di Pisa testa di Sebastiano e Esposito al poi il minuto 36, Bari fa la pareggio partita, di tiene il Sebastian pallone, Pisa Esposito grazie dovrà al studiare cross forse di anche qualcosa di Moracchioli. diverso dal punto di Ci vista risentiamo nel tattico secondo perché in tempo, campo molti sempre forza giocatori Bari, a offensivi che si sono dopo. applicati.